C'è una parte del mondo del lavoro che non è più un mondo del lavoro, è la giungla, è la barbarie. E questa si basa su alcuni elementi, cioè l'elemento fondamentale è il ricatto. Il ricatto di o quello o niente. Lo dico perché sentite l'accento, io sono meridionale. E dalle mie parti anche spesso il lavoro nero, no? Quello senza proprio neanche un contratto, senza diritti, è ritenuto un'ancora di salvezza. Lo dico per quelli che pensano che i giovani stanno seduti sui divani e che i meridionali non vogliono lavorare. Quanta gente a Torino ha fatto funzionare la Fiat venendo dal mezzogiorno? E quanti torinesi hanno fatto solidarietà a quei lavoratori che venivano da altrove? Ecco, il punto è la solidarietà, ma dall'altro lato c'è un altro tema, la frammentazione della prestazione lavorativa. Appalti, subappalti, cooperative, tutto in una corsa al ribasso. Faccio una domanda, ma com'è possibile che si investono risorse per aumentare la produttività e non ci sono invece risorse per salvaguardare la salute e la sicurezza delle persone? Io credo che questa sia una domanda che riguarda le imprese, ma riguarda anche il governo. E ha ragione Maurizio Landini quando dice che è necessaria una super procura, un intervento di carattere quindi nazionale, perché siamo ad un'emergenza di carattere nazionale, dall'altro che il governo la smetta di dire sciocchezze, c'è bisogno degli ispettori. C'è bisogno degli ispettori. Noi siamo in una situazione per cui quando chiamiamo gli ispettori ci dicono che sono troppo pochi per andare nelle aziende metalmeccaniche e che ci sono altre priorità. Ecco, quindi c'è bisogno di formazione da un lato e di repressione dall'altro.